Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio, Davide Mancini e benvenuti al palazzetto di Via dei Mille di Latina, al Pala Bianchini, per la sfida tra Sporting Giovani Risorse e Velletri, undicesima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Il primo pallone per i biancoverdi, maglia grigia, strisce orizzontali bianco e celesti. Per il Velletri si parte con la sfida, primo pallone toccato proprio da Martufi. Dentro per Pardo, la doppia chance e poi il gol del vantaggio da parte dello Sporting con Pardo. Per Cavola, quindi Luca Manciotti, gol sinistro dentro, e la grandissima parata da parte di Corbucci. Riesce a spazzare, poi Annella, arriva anche Montarino a dar mal forte. Montarino va con il destro deviato. Allarga a sinistra per Gaito, prova a passare Gaito. Poi Martufi con il destro e c'è il raddoppio dello Sporting. La puntata efficace di Martufi. Attenzione a Cercuozzi, va con il destro, il pallone che si alza. Cedroni. Attenzione a Leoni, si sposta il pallone sul sinistro, deviato alla gran botta. Luca Manciocchi, le finte su Pardo, rientra, va con il destro. Corbucci dice no alla conclusione del numero 8. Va Leoni con il sinistro, accorcia all'istanza il Velletri. Proprio alla fine del primo tempo, 2-1. Ancora Iannella, provate a passare. Poi arriva Gaito, la fiondata da lontano. Il pallone che termina di poco fuori. Larga a sinistra, tracciata il pallone Leoni. Va alla conclusione, ancora Leoni con il sinistro. La punta del piede, Corbucci dice di no. Poi arriva Cedroni con il sinistro, doppia parata. Attenzione, la conclusione tentata da Montarino. A Cedroni, si accentra con il sinistro, la rasoiata, la parata di Corbucci con i piedi. Poi arriva Gaito, di prima vuole 1-2, Gaito con il sinistro, tocca dalla zanna, poi Pardo, gran botta da lontano di Pardo. Pardo lascia il pallone dalla zanna, Pardo sul sinistro, la conclusione velenosa. Prova a passare, ci riesce dalla zanna, va da solo, dalla zanna, con il destro. Sciotti ci mette le mani. Dietro per Gaito, conclusione, e c'è il 3-1 da parte dello Sporting. Con Gaito. Cavola, Tibaldi va con il sinistro, accorcia le distanze Tibaldi, sinistro potente e preciso da parte del numero 11. C'è Martufi libero, serve Gaito, il pallone dentro e la conclusione vincente da parte di Iannella. Cambia tra le braccia di Sciotti, Tibaldi va su di lui, Pardo, attenzione, il pallone messo al centro, Leoni non ci arriva. La chiusura sempre di Iannella in area di rigore, arriva Montarino con il sinistro, il palo colpito prima per Iannella, poi Gaito spacca la porta e trova il gol del 5-2. La conclusione che termina a lato, finisce qui lo Sporting Giovani Risorse, batte 5-2 il Velletri. Grazie, Davide Mancini, arrivederci a tutti gli amici di Mondo Futsal.